Siete connessi con Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Coloro che sono attratti dalla non violenza. Coloro che sono attratti dalla non violenza. Dovrebbero, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, partecipare all'esperimento. Buongiorno. Alle due. Arrivederci. Su. Ma come? Alle due. Sono arrivati. Vabbè, alle due del pomeriggio. Su M2O. Non lo interrompere mai. Sia mai. Buongiorno, D'Agostino Problematic Show. Io sono Gigi D'Agostino, piacere con la mano. Piacere. E lì c'è il DJ Maxwell. E adesso comincia un brano meraviglioso sulle mani. Basta, ciao. Se volete
se... Sì, mi senti? Sì, sì, benissimo. Prova del microfono del D'Agostino Problematic Show. Eccolo qua. Preciso. Mi ero perso. No, dico, se volete scriverci un SMS qui, che tutto... potete parlare di quello che volete. Non andare fuori tempo, però. No. Perché mi perdo. Già non riesco a parlare. Il numero per il messaggino. 333-6467-662. E lo ripeto, 333-6467-662 è il numero di telefono per mandare il vostro messaggino al D'Agostino Problematic Show. Ciao. Sottolineare, ovviamente, certo, ovviamente, non lo so, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente, per questo, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente. E lo ripeto. Vabbè. Lo ripete sempre. Vabbè. Stiamo accelerando? Sì. Sì. Ecco, basta però. No? Tranquillo. No, non andiamo oltre. Volevo dire un paio di cosette. Sì. Posso parlare? Certo. Grazie. Scusa se. No, vabbè. No, ogni tanto ti disturbo, ti chiamo in causa. Volevo dire che non mi piace per niente la.
visto che non si può parlare di politica, parlo d'altro. Oh. Non mi piace per niente la campagna elettorale che, ma no, che stanno facendo. Ma scusa, no, scusami. Allora, ogni volta che provo a accendere la TV, sì, anche di notte, quando ci sono le repliche sul, sui canali satellitari, ecco, ci sono alcune repliche, no? Tipo sì, Rai Sat fa. Sì, sì, fa il porta a porta. Però io vedo sempre le stesse facce, no? È vero. Cioè, vedo. Sono solo le repliche del 2006. Vedo, che ne so, ma, per esempio, ieri, non per fare. Però Casini, Bertinotti e tutti questi casini, no? Cioè, no, adesso vabbè, è che vedo più o meno sempre gli stessi, adesso, sì, ma non mi interessa quelli. Indipendentemente, sì, destra, sì, sinistra, sì, cioè, sì, io non c'entro molto, io sono per la musica. Sì. Senti sotto come, come viaggia. No, nel senso che loro però si relazionano solo con i giornalisti, no? Sì. E quei giornalisti, allora quei giornalisti e loro fanno comunque parte di un sistema. Secondo me ci dovrebbe essere proprio uno schieramento di popolo, di quelli che lavorano, di quelli che sudano tutti i giorni e hanno magari una vita difficile. Esatto. Ecco, magari loro da una parte a fare le domande ai politici che si candidano, no? Cioè, sì, quindi che si mettono lì e dicono: guarda, votami perché io sarò qui a rappresentarti. No, sarebbe bello se ci fosse una trasmissione così, no? Dove c'è il popolo giusto, quello che lavora da una parte, perché sennò se le domande le fanno i giornalisti, che tanto sono, giusto, non va bene così, eh. So che il presidente sta sudando in questo momento, so per quale avevo questo sentore. Vabbè, comunque, niente, questo che si è sotto che suona si chiama Hercules. Si fa chiamare Hercules, qua come, guarda cosa c'è scritto qua. Aspetta. Vabbè, un'altra volta. Arrivederci, scusate per l'interruzione. Qui in studio sta tirando un po' di vento. Sì? Eh sì. È vento a volte gelato e a volte caldo. Sì. Però è vento. È vento. Quindi balliamoci un lento. He broke your heart. He took your soul. You hurt inside. Cause there's a hole. You need some time to be alone. And then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby. I've been knocking at your door. As long as
And still I wait for you to see the light. I'm the one who really loves you, baby. Grazie Lenny, volevo ringraziarti. Qua la mano Lenny, stringi forte. E andiamo in pubblicità, ci vediamo là, subito dopo. We are go blow, original Bandy Lero. Hands up in the air for Gigi D'Agostino. We are go blow, original Bandy Lero. Hands up in the air for Gigi D'Agostino. È arrivato anche oggi quel momento brutto, brutto, brutto. No, DJ Maxwell ci propone una roba sua, ascoltiamo, poi oggi, dopo... Oggi forse è meno porcheria del forse, però forse, forse. Vabbè, ascolto, poi vediamo.
Vuoi dirci qualcosa? Per... Beh, che cosa dire? No, così, se cosa ti ha ispirato? Non lo so, Ecco, se non lo sai, allora no, perché l'hai fatto? Ma così, era una cosa un po', insomma, non troppo da pista, diciamo, ma più da ascolto, ogni tanto capita qualche Non troppo sera. Da pista, cosa vuol dire? Spiega a tutti non quelli troppo, che... Non troppo, tipo, senti... Ecco, ah, pista da ballo, cioè nel senso, no, tanti magari. C'è anche ballo. Gente che non va in discoteca che ci ascolta giustamente. E dice: che è sta pista? Corrono con le macchine, cos'è? Ecco. La pista da ballo, intende? Sì, la pista si balla, questo magari è un po' più da. Però potrebbe essere. Perché non può essere ballato un no. brano più etereo? Potrebbe essere ballato, ma magari ci vuole qualcuno che lo propone, che sia in grado di sapere quando metterlo. Quindi, ah, sì. Secondo me sì. Che non è il tuo caso. Esatto. No, vabbè, cosa c'entra? No, però si può anche ciondolare in pista. Sì. Invece, cioè, ci sono sì. magari brani con un'energia diversa, tipo questo, sì. e brani con un'energia come quella lì, più da ali sulle sì, spalle, no? Esatto. Il ciondolamento è bello, anche ciondolare è bello come sì, ballare. Sì, arrivederci. D'Agostino Problematic Show on the mix. Zero.
fuori tempo mix. No, non è vero. Un po' più a tempo mix. Abbiamo problemi mix. Se volete scriverci, il numero per i vostri sms 333-6467-662 e invece il nostro numero di targa è gigi@gigidag.com per le mail. Mandateci le cassette di mele come quella là, all'indirizzo gigi@gigidag.com. Gli appuntamenti in discoteca. Allora... Vabbè, però sei serio, dai. Allora, beh... Venerdì sera sono e suono ad Innsbruck, è in Austria, però è proprio al confine, quindi è molto, cioè è italo-austriaco questo momento. E quindi perché di solito da una certa quota in su sono più austriaci che italiani. Sì, diciamo da Bolzano in su. Sì, parlano un po' già così, mentre già a Casello fa. Sì, è vero. Comunque, vabbè, è vicino anche per gli italiani, quindi se avete voglia mangiatevi sta sfoglia. Venerdì notte a Innsbruck. Sabato notte la festa bella della donna sarà un po' particolare. C'è la possibilità di cenare per le donne, ma anche gli uomini, credo. Non mi ricordo, devo chiedere. Per le donne di sicuro c'è una cena servita da uomini. Beh, è giusto che ogni tanto vestiti, anche loro... Vestiti... magari giocheranno un po', ironizzeranno un po', però vestiti insomma. 8 marzo, discoteca centrale del latte a Cremona, io suono lì, adesso sento il brano e poi continuo queste cose qua, ciao. Molto bella tarandella. Allora, oggi abbiamo questa influenza un po'. Ce l'ho. Senti, volevo, aspetta che prendo
Ce l'ho lontano dal microfono. Sanremo, Festival di Sanremo. Copertina bellissima. Ne parliamo dopo, una schifezza. Allora, tra l'altro con un errore, poi ti faccio vedere. Dopo. Di Fainello e Tini. Sì. L'amore. Cantano i Sonora. Solo grigio piombo che mi spegne il sole. L'unica certezza è gli occhi che io di te. Due fotografie e tutto ciò che rimane. Sul mio letto il vento le fa volare. La distanza che ci divide fa male anche a me. Se non vai via, l'amore è qui. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. Soltanto il tuo nome, la tua voce suona in questa canzone. Musica e parole, emozioni che scrivo di noi. Se non vai via, il mondo è qui. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Bella tensione, bella emozione. Mi scuso con all'inizio ho tagliato un po' le parole, ma non mi ricordavo dove partiva. Comunque molto bello. Hanno vinto anche qualcosa, credo la selezione dei giovani. Sì. E gli autori li ho letti male. Sì, forse, ma non è un problema. C'è un errore. Volevi dopo. Never time run to my heart. Your life into the destiny of love. Walk it hand in hand and there. Hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. All your life just flowed.
Ogni giorno, alle 14, alle 2 del pomeriggio, in quel momento lì insomma, c'è il D'Agostino Problematic Show. Siamo qui per abbracciarvi musicalmente, con la nostra batteria, con le nostre armonie, il nostro pianoforte, le nostre emozioni. Non sono di Pisa, ma suono la Fisa. Era... ma dai, non roviniamo l'atmosfera. Ma io non ho detto niente. Ma scusa. Io sono qua a presenza, diciamo, rovino l'atmosfera. Siamo quasi... quanti secondi mi rimangono? Non lo so, per dire un paio di... quasi niente. Non posso mai dire niente. No, allora lasciatemi a casa. No. Scusa. Va bene, c'è un attimo di pubblicità. Sì. Ci sono le aziende che ci supportano, ci scelgono, sono qui con noi. No, però ci hanno scelto, questo sì, potrebbero anche scegliere altre entità, ma ci siamo noi. Bello. A dopo. It is so easy to see dysfunction between you and me. We must free up these tired souls before the sadness kills us both. I tried and tried to let you know I love you, but I'm letting go. It may not last, but I don't know, I just don't know. If you don't know, then you can't care. And you show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you. Every day, with every word whispered, we get more far away. The distance between us makes it so hard to stay. But nothing lasts forever, but be honest, babe. It hurts, but it may be the only way. A bed that's warm with memories can heal us temporarily. Misbehaving only makes the ditch between us so damn deep. Built a wall around my heart, never let it fall apart. Strangely, I wish secretly it would fall down while I'm asleep. If you don't know, then you can't care. When you show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you, babe. It's so hard to stay, but nothing lasts forever. But be honest, babe, it hurts, but it may be the only way. But we have not hit the ground, doesn't mean we're not still falling. Oh, I want so bad to pick you up, but you're still too reluctant to accept my help. What a shame, I hope you're
Sul D'Agostino Problematic Show, i Maroon 5, questa è la numero 6 dell'album Nothing Lasts Forever, si dice così? Vabbè, comunque è molto, quest'album è molto interessante, ci sono diverse cose belle. Volevo dire, per chi magari non ci aveva mai ascoltato e oggi... per la prima volta capita su MDO. Cioè, qua si mette... Si suona di tutto. Ci sono dei brani d'atmosfera, dei brani più ballabili, anche se il brano è ballabile quando riesce a indurti al ballo. Quindi non è che lo deve stabilire una radio disc jockey se il brano fa ballare. È giusto? Giustissimo. Ecco. Quindi quello di prima magari ti faceva ciondolare un po' a destra, un po' a sinistra, non perché avevi dei problemi di stabilità, ma proprio perché ti lasci andare. Così, questo invece è proprio... Questo invece agisce sul tallone in una maniera che adesso non posso spiegarvi e quindi me ne vado. Arrivederci. Cioè questo, che uno dice, vabbè, è sempre uguale, ma chi te l'ha detto? Non è vero. Se questo ti, cioè se tu lo ricevi come una roba noiosa, è perché sei tu che sei noioso e uguale. Ma perché su? Non dirlo, ma no, io ho fatto gesto così, e lì combinazione c'eri tu. Guarda che caso. Però, no, perché quanto più è aperta una persona all'immaginazione, all'andare oltre, tanto più riesce a ricevere l'energia in una maniera più ampia. È vero. Ma che cazzo hai detto? No, bellissima sta cosa. Infatti, giusto. Ciao. Ecco, questo invece rientra in una fase più allegra, diciamo, magari. Sì, no? Ti fa ridere. Più happy. Non so, adesso ti fa ridere. Questo è un brano serissimo, eh. No, in quel senso. Cioè, quando questo brano viene suonato in serata, c'è gente con le lacrime. Hai capito? Sì. Di gioia. Che vorrebbe girarsi e abbracciare la persona a fianco. Sì, è vero. È bene questo. Lo so, è tipo, sai cos'è? Questo brano. E come l'altro anche, vabbè, comunque, questo in particolare è tipo come scambiatevi un segno di pace. Hai presente quel momento? Oddio, perché tra politica dopo lo no, è proprio così, cioè entra e tutti c'è quell'attimo che scambiatevi un segno di pace. Diamo una mano. Oh, capito? Preciso. Questo è il D'Agostino Problematic Show. Scambiatevi un segno di pace.
Mi ricordo, cioè quando ero piccolo che mi portavano a messa. No, adesso non ci vado, ma non perché non ci vado più, ma non perché, un po' perché non ho tempo, un po' perché me la vivo un po' a modo mio. Sì. Mi portavano a messa e per me quel momento lì, cioè lo aspettavo, era come, capito? No. Il momento rompete le righe. Sì. Andavo a quello della prima fila, oh, pace. Era bello perché ti scassavi per un attimo, andavi a destra, a sinistra, vero. Oppure avevi visto una ragazzina che ti piaceva. Quindi era un grande momento. Poi dopo niente, si ritornava sulle righe, sull'attenti, ad ascoltare. Vabbè, però. Così, no, però per dirti che anche lì era il momento grandioso. Allora lì mi è venuto in mente su questa sì canzone, perché se ci pensi in quel momento lì, nella serata entra la canzone e tutti, come dire, adesso finalmente possiamo farlo. Esatto, e questo sono riuscito a spiegare una volta qualcosa. Sei riuscito a spiegarlo benissimo. Benissimo, questo è il D'Agostino Problematic Show. Ogni giorno quanto alle 2 del pomeriggio. Cosa? Quanto mi piace questa canzone. Sì? Quanto mi piace. Se vuoi posso fartela riascoltare. Non adesso perché no, adesso magari no. È il D'Agostino Problematic Show. Scambiatevi una carezza. Ogni giorno alle 2. Adesso c'è il momento adorazione. Tutti in ginocchio, le mani rivolte verso il cielo. Largo. Col palmo, certo, così molto aperto. Perché più è aperto, più riceve energia e dà energia. Sì, però se ti fai i fatti tuoi e devo parlare da solo. No. Devi aprire il palmo. Sì. Oh. Ecco. A
così. Ah, cosa è successo? Si era incagnato lui di suo. Va bene, DJ Maxwell si è fatto veramente una figuraccia pessima. E con questa chiudiamo e ascoltiamo il brano. Arrivederci. Siamo quasi arrivati al momento dei saluti, sì. Devo ricordare un po' di cose diverse. Allora c'è il nostro appuntamento alla discoteca venerdì sera a Innsbruck, vicino al confine Italia-Austria, quindi insomma anche gli italiani sono invitati. La discoteca non me la ricordo, devo vedere dov'è, non mi ricordo bene. Lo saprò comunque. Sabato notte la festa delle donne, una festa molto particolare a Cremona. Discoteca centrale del latte, alle ore 22 c'è la cena per le donne, un sacco di storie belle. E poi la festa dell'amore, il 19 marzo a Rolling Stone a Milano, entri single ed esci fidanzato. Accoppiato, a meno che tu non sia riuscito a litigare già dentro. Potrebbe essere. No, però è una storia molto bella, tu entri, c'è una cosa, adesso non posso spiegare tutto. Però è veramente bello, sì. Gigi D'Agostino, l'amore, questa è la cosa, l'amore. Che entri lì dentro e insieme ai suoni, ai colpi di cassa e a tutte queste storie qua, noi ci sentiamo domani, adesso la linea va a Roma, DJ Provenzano, grazie Maxwell, ciao. A domani. We are go blow, original band in the row, hands up in the air for Gigi D'Agostino.